Nando Teruzzi, uno dei più grandi o il più grande campione di ciclismo su pista della storia italiana. Nando, tu hai avuto, mi hai concesso di darti del tu, che è un grande onore, hai avuto il merito e l'onore di vincere la 6 giorni di New York, il Madison Square Garden, la madre di tutte le battaglie. Ricordiamo che l'americana si chiama americana perché è nata lì, e che la Madison viene chiamata anche Madison perché la Madison è stata corsa nel Madison Square Garden. Quale emozione vincere a New York? Beh, per New York, per noi italiani dare l'America è già qualche cosa, quindi che penso che è molto. Poi la prima 6 giorni che ho fatto, la prima ho fatto il secondo, la seconda l'ho vinta, per il 10° anno, no? Per questo. È una grande soddisfazione. Certamente. Poi ha vinto Berlino, ha vinto Copenaghen, Parigi, c'era ancora. Ne ha vinto 25 di 6 giorni. Una più bella dell'altra, si direbbe. Sono stato 7 anni in testa alla classifica mondiale delle 6 giorni. A quei tempi, perciò... A quei tempi, dopo è arrivato Sercu che deve vincere. Dopo le 6 giorni non ho più 6 giorni, Alle 2 erano già all'albergo a dormire, invece noi alle 6 eravamo su, suonava là, uno doveva girare 3 ore, andava a dormire, quell'altro poi si svegliava, le altre 3 ore, fino a mezzogiorno c'era uno che doveva per forza, senza gente, è quello che non riesco a capire. Non potevano seguirvi di nuovo. No, vabbè, ma dico, ma perché non fare una cosa disumana, vedere della gente che va... Una 6 giorni, 2 erano quanti chilometri? 3? Tanti, quanti in giro d'Italia mi hai detto? Un giro d'Italia, 3700 chilometri, una 6 giorni. Bene, poi hai vinto Milano in finale di carriera. Beh, a Milano, grazie a Bori, sono riuscito a vincere quella 6 giorni. C'avevo 37 anni, non ero più quel Terruzzi dei 25, 26, 27 anni, però ho vinto anche lì perché volevo vincere a Milano. E naturalmente... In coppia? In coppia con Arnold, l'australiano. Senti, facciamo un bel viaggio allora per venire a correre qui l'australiano. Vabbè, eravamo negli anni 60. Ma no, lui è già un po' che era qui, E lui ha vinto tante 6 giorni, più o meno riguardi la classifica, la mia classifica dei 6 giorni, Arno è sul decimo che c'è Schulte, Roth, Vastenbergen, e poi c'è Arno, dopo Gillen, dopo i miei compagni. Tu hai vinto un'Olimpiade. Sì, ho vinto un'Olimpiade a Londra, ma... Prima di queste ultime che si sono fatte, guardate, adesso... Le ultime sono state a Londra. Però c'è un momento, entro nel piede. Nel 48, vincendo le Olimpiadi davanti al campione del mondo, c'era Harris e Bannister, che era il campione anche dell'atletica, però andava forte anche su pista. Allora Arnold, se Harris l'ha preso, è segno che andava forte. Harris, Bannister, tutti loro, sulla sua pista a Londra. Poi in quel momento lì poi noi italiani eravamo un po' fischiati perché subito dopo la guerra ci hanno lasciato a piedi perché noi c'era un pullman che doveva partire per portarci all'albergo, non è partito, il pullman è partito senza di noi. Gli ha detto, hanno vinto in bicicletta, ritornano a piedi, hanno detto. Oh, sui giornali gli ha messo. E tu come l'hai vissuta la guerra? Atleticamente parliamo. No, la guerra mi ha messo nel quarto bersaglio a Torino, mi pare, quarto o quinto, non so. Insomma, ero campione italiano e ho chiesto il permesso per andare a difendere il mio tricolore che ci aveva fatto, bersaglio di ciclista, non mi hanno mandato il permesso. E allora... Mi sono scappato, la sera sono andato e ho fatto la mia corsa, ho fatto secondo, non ero neanche allenato, però
fatto secondo. Appena dopo la guerra, dopo sono venuto a casa, mi ha messo in galera, perché non sono stato gli ordini del capitano, non so chi era il colonnello. Il mio reggimento è stato trasportato a Porta Venezia, a Torino, a Porta Nuova, li ha portati in Germania tutti. Io invece me la sono spiegata, in tre siamo scappati via. Allora c'erano due tedeschi davanti, due tedeschi in mezzo e due tedeschi dietro, armati fino ai denti. Allora a quel momento lì i nostri superiori non c'erano, c'eravamo solo noi militari. E difatti io non ho più visto nessun amico che dopo ho corso in bicicletta, ho vinto, avrei avuto una telefonata, qualcosa, di quegli amici che avevamo. Non ho mai ricevuto una telefonata o un'altra di quella gente che eravamo a Torino insieme. Perché probabilmente non era più vivo nessuno. Perché probabilmente nessuno è sopravvissuto. L'ha portato in Germania aveva messo sotto a quelli che tiravano le bombe, perché quelli che andavano in Germania poco nessuno è ritornato indietro. E sei andato in Svizzera? E dopo sono stato in Svizzera, andando a casa, 1924, pena di morte se non ci si presentavamo. Oh, pena di morte. Ma io sono mica nato per andare a fare la guerra. Oh. Totale, cosa ho fatto? Sono andato in Svizzera con la speranza di poter correre in bicicletta perché ero campione italiano. E invece sono andato in Svizzera. Come sono andato in Svizzera, è internato militare e sono stato per 15 giorni. Poi dopo dico, erano già sbarcati in Sicilia gli americani. Dico, sarà 15 giorni. Due anni ho fatto. Due anni di Svizzera. Non posso lamentarmi della Svizzera perché sono ritornato sano e salvo e ben messo, perché mi davano anche le sigarette le vendevo, mi davano i soldi, andavo dai contadini a prendere le uova, le cose. No, io sono venuto fuori dalla Svizzera che ero veramente un corridore già in forma. E sei arrivato a Fiorenzuola appena dopo la guerra, nel 1946. E hai vinto la prima gara che è stata disputata dopo la guerra. Fra l'altro ricordi ancora Olimpio Gambini, che era l'organizzatore. Ai tempi c'era Guido Bernardi, che poi è stato un grande amico tuo per tutta la vita. Bernardi è stato qui con la moglie tanto tempo con me. Veniva qui una settimana o due tutti gli anni con me. Bernardi era un grande amico. Poi la sua signora dice alla mia: non fuori dalla cucina, sono io la cucinera, e poi porta anche lei. Poverina. Perché noi piacentini abbiamo una cucina particolare? A parte di scherzo, tu ricordi il tuo ritiro a Fiorenzuola dopo la vittoria del 1946, che era la prima gara dopo la guerra, ricordi il tuo ritiro collegiale di preparazione per l'Olimpiade? Sì, siamo stati a Ostia una decina di giorni, poi dopo Ostia siamo venuti a Castel Arquato, e Castel Arquato abbiamo cominciato a allenarsi un po'. Si andava dopo avanti a Fiorenzuola, tutta la quarta per andare, come si chiama quel paese? Vernasca. No. Facevate salita o solo pianura? No, pianura, che andava. Corte Maggiore, andavate verso. Dopo si andava per trovare la salita, ma. No, Lugagnano? Lugagnano. Si andava per Lugagnano, no, c'era la salita, e se non tornavi indietro. E perché ve ne andavate per la pista? Già. E poi dopo quando mi ho messo in tandem. Allora l'albergo si chiamava San Carlo. Sì, San Carlo, sì. E tu hai vinto le Olimpiadi di Londra. Grazie agli allenamenti che poi dopo, tra l'altro, ho fatto lì. Tu un giorno mi hai detto, Fiorenzuola ha cominciato tutto. Sì. Al telefono. Ah, per me Fiorenzuola ha cominciato tutto, perché dovevo riuscire a prendere qualche titolo. Era primo delle sei giorni questo. Fiorenzuola era
nel 47. 46, 47, 46 hai vinto, 47 hai fatto, hai iniziato, poi i collegiali. Sì, insomma. Qual è il tuo più bel ricordo? Tanti, però se ne ricordi, se li metto insieme ci sono tanti, bei ricordi. Il più bel ricordo per me è stato quello che mi ha fatto a Copenaghen, perché ero qualcuno e ho vinto 2 6 giorni, ho vinto il record dei de 100 km, ero, insomma, ero qualcuno. Un giorno mi dicono, sai che c'è una ragazzina all'ospedale che vorrebbe vederti, perché dice a tutti gli infermieri di comprare il giornale perché vorrei, solo per me, perché ha visto. E tu la sei andata a trovare? No, sono andato a trovarla, c'è la fotografia, sono andato a trovare. Quando sono andato a trovare, mi sono trovato i fotografi, dico, oh, sono venuto qui per la ragazza, che c'entra il fotografo? Il direttore della pista ha fatto bene, dico, ma mandato là, mandiamo i fotografi, poi dopo sui giornali c'è, e una reclama per 6 giorni, no? E difatti, però, mamma ma farà una reclama anche per me. Ma io vedevo i vecchi danesi che mi guardavano, Teruzzi, ma guardavo, dico, ma ero diventato popolare anche con i vecchi. E Berlino, tu mi dicevi che la più grande è Berlino. E beh, Berlino, io a Berlino sono stato a Berlino proprio quando era Berlino, era schiacciato veramente, che non c'era, bombardata al 100%. Poi l'ultima volta che ho fatto Berlino è tutta un'altra cosa, i tedeschi hanno fatto in fretta a mettere a posto le cose e ho corso 2 o 3 anni con 8 zighe. Ma la prima 6 giorni di Berlino eri trattato da amico o da nemico? No, sempre nemico, quel momento io i rigori. Dove ti giravi, ti giravi? No, perché c'è poi tra l'altro Strom Arnold, sono 2 australiani, Strom Arnold, e hanno vinto loro in America, e noi secondi, perché sono caduto gli ultimi 10 minuti, quando sono andato in bicicletta non c'era più la forza, insomma era la prima 6 giorni che facevo, insomma, e mi hanno battuto, hanno preso il giro e hanno vinto loro. Poi aveva fatto primo loro, secondo loro, perché era una bella coppia, Strom Arnold era. Chi è stato l'avversario che ti ha messo più in difficoltà? Nessuno. No, nessuno. Anche Mastenberger, nessuno. Che di difficoltà, no. Dipende anche. E che hai ammirato di più, quello che ti piaceva di più? Che ho ammirato di più è Koblet, Van Looy, che sono stradisti, però correvano in pista. E si facevano rispettare. Si facevano rispettare, no, corridori in gamma, Valloi e Koblet. E il tuo partner migliore, quello con cui hai... Il mio partner migliore è una parola adesso dirlo, perché ne ho vinte 6 con Gillen, e poi ne ho vinte 5 con Arnold e 4 con Rigoni. Rigoni sono partito bene i primi 2 anni, però c'aveva 10 anni più di me. E allora gli ultimi 2 anni ho fatto una fatica a starci, a starmi dietro. La velocità le facevo, i punti li facevo io, i primi li facevo io. E quando si doveva prendere il giro mi spingeva forte. Però partivo sempre. No, ero Rigoni, no. No, per me, non so, mi scelgo tra Arnold e Gillen, tra il lussemburghese e l'australiano. L'australiano. Abbiamo detto che a Londra ti fischiavano, non perché fischiavano te, ma c'era il dopoguerra, no? Sì, anche in Francia. Anche in Francia e anche a Berlino. No, Berlino no, a Berlino eravamo piuttosto... No, a Berlino non ho mai sentito un fischio di italiani. Invece, e a New York invece no. Ebbene, New York c'è... Oh, erano italiani. C'è più italiani.
c'era la mafia di e facevano tipo ma per no, te. No, ma tu, una stupidata. Sta prendendo? Porco Dio, allora bisogna fare attenzione. dilla, tanto sono passati più di mezzo secolo. Facciamo attenzione. E no, dico, le prime volte, la prima sei giorni, io ho fatto tante di quelle cadute che ero pieno di cerotti. E questa ragazza diceva, no, vengo io, ti metto a posto. È venuto in camera, mi metteva i cerotti, che era una bella ragazza e tutto. E poi dopo dire, buono. E poi dopo alla fine, quando ero già in Italia, è venuto un mio amico, dice, sai quella là? Sì, ma sai chi era? Non so, allora mi ha detto chi era, non lo dico. sai chi era? Ha sposato un cacciatore. E sai chi? Io non lo so, non c'ero. Eh? Non c'ero. No, era della nazionale italiana. È andata a giocare là, si è trovato. Lei doveva trovare senz'altro uno sportivo, non ha trovato me, ha trovato quello là. Vabbè, e finiamo qui. Cosa vuoi dire, come vuoi salutare gli amici di Fiorenzuola? Speriamo di rivederci presto, perché tanto dobbiamo metterci capo, io non posso muovermi. Casino. Beh, non l'hai mai detto. Mi dispiace, mi dispiace che non posso venire, però penserò sempre a voi, penserò sempre a Fiorenzuola. E anche Castellarquato, che Castellarquato ne abbia fatto di cotte e di crude. E queste non le raccontiamo. Grazie Nando. Grazie a voi, grazie.